Le immagini riprese da un residente rendono giustizia alla gravità dell'incendio divampato alle 2 della notte appena trascorsa all'interno di un condominio privato, il Parco De Martino, un complesso elegante e signorile situato nella zona orientale di Salerno. Nel cuore della notte un boato, un'esplosione, poi le fiamme altissime hanno sconvolto le famiglie residenti, molte delle quali con bambini, che hanno avuto paura per le fiamme altissime e il rischio di intossicazione per i fumi. L'incendio è divampato da un'autovettura parcheggiata sotto uno degli edifici, ma ha finito per coinvolgere e danneggiare altre 3 vetture ed uno scooter. Il giorno dopo le immagini con le pareti della palazzina completamente annerite, i residenti alle prese con la polizia rendono ugualmente l'idea dei danni prodotti. Sulle cause nessuno si sbilancia, secondo indiscrezioni, un litigio tra ex coniugi, tra le auto distrutte, quelle di una donna e del suo nuovo compagno residente al primo piano della palazzina. Un testimone invece racconta della paura, dopo l'esplosione il rischio anche di un'intossicazione per il fumo e la difficoltà ad uscire dal portone principale. Molto spavento. Raccontateci cosa è successo. Che è successo? All'improvviso stavamo a letto, abbiamo sentito un boato, una botta proprio enorme. Ci siamo affacciati dal balcone e abbiamo visto questa fiamma. Subito abbiamo scappato via, altrettanto la gente di fronte, abbiamo fatto il possibile di scappare perché l'incendio era... Rischio anche che le auto No, quello scoppiavano, si sentiva il botto delle macchine, però giustamente abbiamo rischiato di non stare dentro ma di scappare fuori. Fiamme altissime che hanno danneggiato enorme, anche l'edificio. Infatti è arrivato fino all'ultimo piano, è stata una cosa... Una cosa impossibile, diciamo. I vigili sono intervenuti subito? Sì, subito. 10 minuti già stavano qua, però purtroppo le fiamme hanno arrivato alle stelle. Voi non avete idea di che cosa possa essere successo, cosa abbia provocato l'incendio? Non lo so, vi dico la verità, non lo so perché è stata una cosa fuori normale, proprio un'esperienza bruttissima. Anche dei figli piccoli, sì, ho visto. Sì. Ho 2 figli con me e si hanno messo una paura enorme. Infatti ho tentato di farli scendere da quell'altra parte, pure la signora di fronte, però abbiamo visto che poi hanno venuto i pompieri e ci siamo tranquillizzati.